Buongiorno Pasquale, come sta? Bene, bene, mi fa piacere. No, volevo sapere com'è andata questa settimana, se ci sono stati dei problemi. La centrale di telemedicina è una centrale non di telesoccorso, ma di monitoraggio di parametri di pazienti che vengono individuati dal medico di medicina generale e dagli infermieri di comunità della Casa della Salute, che in lavoro di equipe appunto selezionano questi pazienti in base alle loro patologie, al loro stato di salute e alle loro necessità per essere inseriti dentro un programma di monitoraggio di parametri che viene poi da noi controllato e qualora ci fossero degli scostamenti o dei problemi, vengono poi da noi segnalati come supporto all'infermiere della Casa della Salute che interviene se ce ne fosse bisogno, direttamente a casa del paziente o telefonicamente. Vedo dai monitoraggi che è andato tutto bene, che non ci sono problemi. Per qualsiasi cosa, se ha bisogno, noi siamo qua. Ah, va bene, ok. Quindi vi sentite con l'infermiera della Casa della Salute. Perfetto, ok. Anche noi telefonicamente ogni settimana cerchiamo un contatto col paziente per sapere quali sono le condizioni di salute e se ci sono stati dei problemi durante la settimana di monitoraggio, sia per quanto riguarda problemi tecnici o semplicemente per sapere com'è l'andamento della situazione a casa e nella sua vita quotidiana. La centrale di telemedicina dell'azienda USL di Modena si inserisce all'interno della centrale operativa territoriale di cui parla il decreto, futuro decreto ministeriale sull'assistenza territoriale, ma anche già del piano nazionale ripresa e resilienza di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, ma risponde per tutta l'azienda. Fa il telemonitoraggio domiciliare dei pazienti di tutta la provincia di Modena, 7 giorni su 7, H12. E poi si inserisce in questo rapporto con i diversi territori e i diversi professionisti. Non sostituisce il rapporto tra gli operatori e la persona, ma si aggiunge alla presa in carico per avere un monitoraggio quotidiano e stare più vicino ai cittadini.